A Villa San Giovanni scendono in piazza i lavoratori in mobilità in deroga, gli LSU e le più. La protesta si è svolta in concomitanza con la cabina di regia nazionale richiesta dai sindacati nell'incontro con Renzi svoltosi a Reggio Calabria la scorsa estate. Nonostante un recente incontro di alcune sigle sindacali con il ministro degli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, ritenuto insoddisfacente, i lavoratori chiedono e attendono ancora risposte su un duplice fronte. Coloro che si trovano in mobilità in deroga non ricevono i sussidi spettanti dal mese di agosto 2013, il che rappresenta una vera e propria emergenza sociale, dato il numero cospicuo di persone coinvolte. Su un altro fronte, i cassintegrati attendono risposte credibili per quanto riguarda la possibilità di rientro nel mondo del lavoro, mentre gli LSU e le PU chiedono finalmente di essere stabilizzati dopo quasi due decenni di precariato. In particolare, questi ultimi lamentano il fatto di svolgere mansioni analoghe a quelle dei colleghi di ruolo, ma di non poter contare su un pari riconoscimento dei diritti. Alla manifestazione hanno partecipato molte delle sigle sindacali, tra cui CISL, UIL, UILTEMP, USB, FELSA. Nonostante i pesanti disagi causati alla circolazione stradale e alla navigazione delle società private, la protesta si è svolta in modo assolutamente pacifico e nella massima compostezza da parte dei manifestanti. Da parte delle sigle sindacali è giunto un coro unanime: è inaccettabile che una situazione del genere si trascini da così tanto tempo. La nostra regione ha bisogno di lavoro vero e non di promesse. Per questo siamo ansiosi di conoscere le iniziative che arriveranno dalla cabina di regia nazionale e pretendiamo che a breve si adottino provvedimenti urgenti necessari per il pagamento delle spettanze.